Zà, tutti brasoni, benvenuti sul canale del Nagu. Proseguiamo il nostro mondiale. Siamo a Jerez, mondiale Moto 2. Bello, bello combattuto. Vediamo cosa riusciamo a fare qui a Jerez della frontera. Non è per niente facile, ragazzi. Non è per niente facile. Abbiamo Morbidelli, Liuti. Abbiamo una serie di avversari veramente tosti. Tra l'altro, stavo pensando. Ovviamente devo mettere un po' di soldi da parte per sviluppare la Moto 2, ma anche per cercare di portare un pilota in Moto 2, un compagno di squadra del nostro Eugenio La Lampada. Si è potuto cambiare sta fottuta livrea. Vabbè, andiamo in pista, dai. Vediamo cosa riusciamo a fare. Un po' una frenata di merda sta motoretta. Concentratissimo Eugenio, come sono un vero professionista sa fare. Giù a tuono, scaricherà tutte e se ne marcia. Questa è una sorta di installation lap. Secondo giro dovrebbe essere quello. Secondo o terzo giro. Quello determinante. Per il momento va bene così. Fare solo la modifica al disco anteriore. E giù, andiamo a provare il secondo lap. Decimi sotto, devo cercare di partire il più avanti possibile perché poi in gara bisogna armarsi di spada e scudo e menare come un maniscalco. Frenata. Bravo, 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 la sta interpretando bene la pista. Mamma mia, ho perso tutto, ho perso. Fuori ritmo, fuori ritmo, fuori ritmo. Occhio a sta curva che è bastarda.
Hanno fatto che il terzo giro è solitamente quello migliore, dove le gomme hanno la temperatura ideale di percorrenza a questi regimi. Questa è la sensazione che ho io. Mi sento molto più stabile. Però sono sopra il primo giro. Quindi diciamo che dal punto di vista del tempo, quindi cronologico, assolutamente le mie sensazioni sono sbagliate. Però vediamo a fine giro cosa dirà il cronometro. Ah, male, male, non ho potuto aprire qui. La devo tirare su il prima possibile la moto, così posso scaricare tutti i cavalli. Dai. Figa, tredicesimo. Male, male, male. Messa a punto moto. Allora, messa a punto moto. No, rettilineo. Velocità, bassa velocità. Applica modifica e poi andiamo a mettere. No, scusate, andiamo a mettere il disco anteriore. Rimettiamo il disco 1, che è quello più cattivo. Proviamo. Quindicesimo, male, male, male. Divertente fare tutte le qualifiche, alla fine mi sento più nel vivo del gioco, anche se non a tutti piace, ovviamente, ma io lo trovo estremamente divertente, mi fa entrare più nel ritmo weekend. Primo intermedio sono sopra di un decimo e mezzo, che non è poco. Secondo intermedio sempre un decimo, ho recuperato 30 centesimi. Mamma mia, cos'è cattiva! Giù dentro, in prima, apri! Terza, quarta! Buttala giù, buttala giù! Quattordicesimo, figurati, di una posizione migliore. Allora, che sto facendo dei giri in cui non mi sto prendendo dei rischi fondamentalmente. E bisogna prendersi dei rischi se si vuole fare un fottuto tempo. Un po' di sottosterzo. Magari lo andiamo a sistemare.
Madonna, quanto ho perso lì nell'intermedio. Nella parte guidata ho perso tantissimo. Niente ragazzi, non ci siamo. Vabbè, partiamo così. Andiamo a fare poi una modifica in gara. No. Qualifica. Marquez, Lüthi, Morbidelli, Oliveira. Cioè io malissimo, cioè malissimo. Sono rimasto 14esimo. Ragazzi, devo fare il top, il top, il top, il top in gara. Non avevo ritmo, non sta moto, boh, non lo so, invece di progredire sembra che quando faccio gli step, che siano tecnici, motoristici, no, perché la Kalex l'abbiamo presa che dal punto di vista motoristico è il top, però sembra peggiorare questa motoretta. Bah, 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 vediamo in gara cosa riusciamo a fare, prepariamoci a rewindare di brutto, perché sarò cattivo per forza, bisogna essere cattivi, ma recuperare al 14esimo tempo conoscendo il gioco mi sembra un po' difficile. Vediamo, vediamo. Vediamo di andare bene sul dritto, quantomeno. Allora, messa a punto moto, guidata in uscita di curve, precisione sotto sterzo. Via. Andiamo in gara. Vattene a prendere, ma quelli lì, Marquez, Morbidelli, Liuto, Olivera, Pasini, Bagnaia, Baldassarri, Nakagami, Schroeter, Virge, Kent, e se il cazzo, Quartararo c'ho davanti. Si parte, adesso dalla frontiera, l'urlo dei motori, prima staccata. Andiamo cauti. Stiamo un po' larghi, lontani da loro. Anche se questo comporta prendere una traiettoria diversa. Osteria. Quello è Nakagami sicuro. Il nostro genio più un animale da gara, anche se in Moto3 di pole position ne faceva, ma deve, ma porca puttana, ma levatevi dai coglioni, prendi la scia. Buttate all'interno che sorpassa, pazzesco. Pazzesco il sorpasso che ho fatto a Nakagami, non ci ha capito un cazzo Nakagami. Mi sono spuntato non so da dove. Inizia a disegnare il nostro genio della lampada. Modalità 10, caccia bombardiere, anzi bombardiere. Disegna delle traiettorie tutte sue il nostro genio. Ma switchato in modalità bombardiere. Però non ci esaltiamo ancora troppo, non ci esaltiamo, non ci esaltiamo, non ci esaltiamo. Apri tutto, apri tutto. Oh, attenzione! Ottavi. Ma oh, via, via! Guarda cosa pressano quelli dietro, sto perdendo. Perdendo il ritmo rispetto a quelli davanti, che sono lì, ma sono un trenino, ma hanno un'altra marcia, proprio si vede. Paradossalmente sto andando meglio proprio nella parte centrale, quella più tecnica, più guidata, dove in realtà in qualifica perdevo.
Dai, 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 Eugenio, strofina la lampada. Invece dello scarico a Karpovic, tu hai la lampada al posto dello scarico, dai. Contro Pasini. Duello tutto italiano con il buon Paso. Attenzione, caduta davanti! Attenzione, caduta davanti! Il Paso non ci sta! Il Paso non ci sta! Eugenio va fuori linea! Mamma mia, stanno iniziando a diventare una più bella dell'altra queste gare. Vai, Eugenio, che c'è Baldassarri davanti, apri tutto. Ultimo giro, sarà un ultimo giro di fuoco. Concentrazione massima. Qua Pasini arriverà come un matto. No, 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 no. Mi ha mollato l'anteriore. Il duello sarà con Pasini. Qua, cannone, dai, prendi la scia. Ma superarli in staccata con l'intelligenza artificiale di questo gioco è pressoché impossibile. No, vado indietro, mi dispiace, ho fatto cadere Pasini. Vabbè, stavo andando dritto anch'io, eh. Pure la gomma c'è, non è che è proprio consumata, consumata. Mamma mia che gara, mamma mia che gara, dai! Dai, Eugenio. Mamma mia! Via, 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 apri tutto! Thomas Liuti è velocissimo, ha motore anche lui, però grandissimo. Va bene così per Eugenio, va bene così, sesto posto. Cazzo, sono partiti 14esimi. Mamma mia che gara, ragazzi! Mamma mia che gara! Che garone! Vince Morbidelli, secondo Alex Marquez, terzo Lorenzo Baldassarri, tre Kalex nei primi tre posti, Brico Oliveira, Thomas Liuti e il nostro Eugenio La Lampada. Vediamo un attimo il replay solo della partenza. È stato un boato quando sono partite le Moto2. Guarda Eugenio lì in mezzo. Qui sono rimasto piuttosto largo, non alla prima curva, quanto più alla seconda. Qui in filo, qui rimango bello largo, infatti fuori linea completamente. Oh mamma, oh mamma. Cazzo, sono andato a cannone, io sono più un animale da gara, sento molto di più la gara. Linee tutte mie, ovviamente. Qui bestemmio con Nakagami. Tiro due Madonne dietro perché comunque si era messo davanti. Qui vado di motore, ma in staccata è pressoché impossibile superarlo. Stacca forte, qui Eugenio. La prende larga. Qui faccio il sorpasso, no, non è qui al secondo giro che faccio un sorpasso da paura. Oh, qui, eccolo qui. Mamma mia, che sorpasso che gli ho fatto a Nakagame. Qui sono completamente fuori linea, sono arrivato lungo, ma in accelerazione. Mamma mia. Guarda qui, che spettacolo, Eugenio. Pilota di razza, ragazzi, questo vincerà tutto, Eugenio. Magari ci arriva tardi.
ma vincerà tutte, Eugenio La Lampada. Siamo terzi nel mondiale a 14 punti da Franco Morbidelli che sta dominando come l'anno scorso, 71 punti per Marquez e poi ci siamo noi, campionato costruttori, la Calex prima con 100 punti, secondo la KTM, terza la Tech3. Va bene, Eugenio, va bene. Non ho più voce, ragazzi, ho bisogno di bere. Fa un caldo becco, fa un caldo becco. In tutta Italia, d'altronde. Cazzo, Liam Smith, posizione finale secondo. Cazzo, continua a piazzarsi il nostro cavallino della Moto3, eh? Continua a piazzarsi, grandissimo, grandissimo. Dobbiamo fare un altro pilota in Moto2, però abbiamo bisogno di dinero. Più piloti abbiamo, meglio è. Sono un po' rimasto indietro con i soldi, perché comunque li ho investiti male, ho sputtanato un sacco di robe, cioè. Vabbè, prossimo weekend, vediamo se c'è un'attività. Non ho letto, sì. Sull'affinità dei tuoi piloti. No, perché non ho ancora. Bonus reputazione gara, dai, facciamo questo. Un po' così a random. Non ci vado tanto sul ragionamento. Alla fine ho sempre capito che ragionando troppo sui videogiochi, su questo tipo di videogiochi, serve un cazzo. Sponsor cambiano i termini contrattuali. Ciao Jenny, in seguito alle ultime prestazioni dei nostri piloti, il nostro accordo con il Panistar cambia i termini per semplificare. Allora, 2.3250, 4.700. Vabbè, questo è in moto 3 praticamente. Prossimo weekend siamo a Le Mans. Qui ovviamente non posso fare una beata fava se non acquistare moto, forse. No, neanche, neanche. Qui mi fa vedere lo showroom e basta. Fa vedere solo la nostra motoretta. Vediamo la Moto3 che non me la ricordo. Che tra l'altro adesso andiamo a vedere la classifica mondiale della Moto3. Il nostro. Ma che bella. Ma che bella. Il nostro Smith sta combattendo, vediamo. Classifica campionato Moto3. Il nostro Smith è a 6 punti da Mir, ragazzi. 6 punti da Mir. Vediamo invece l'inglesino se ha portato qualche punto. L'inglesino Ian Henshaw non ha portato nessun punto in dote. Vediamo la classifica piloti della MotoGP. Marquez, Vignales, Dovizioso, Valentino addirittura è sceso al quinto posto. Brasoni, al prossimo video. Spero che la serie vi stia piacendo. Ciao a tutti dal Nagu. Peace.